Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con God of War Ragnarok, quindi andiamo a salvare Brock che è stato risucchiato in quell'albero. Sento che grida qua. Ah, è rimasto bloccato. La trappola. Sta zitto. Vediamo un po' cosa abbiamo. Il Guercio ha mandato un dio a fare il suo sporco lavoro. E chi è? Torre Regnata. Noi non serviamo di no. No, no. Avete scelto un postaccio per fare un giro. Dico bene. Andiamo. Non serve essere minaccioso, fratello. Oh, conosco quella voce. Sai cosa? Ti taglierei la testa. Ma mi hanno battuto sul tempo. Già, sei un osservatore, fratello. No, tu non sei da fratello. Hai venduto mia sorella. Bastardo. In cambio della pace. Oh, dici davvero? Quale pace? E dov'è mia sorella? In qualche altro di Asgard? No, ecco. Almeno è viva. Risponditi. Allora scorrerai. Basta! Che succede? Come mai parli con la sua voce? Sono io, Yggdrasil. Non c'è tempo di spiegare, perciò ascolta. Questi uomini sono al mio servizio. Io voglio riprendermi ciò che mi è stato tolto. È troppo tardi. Non puoi disfare ciò che hai fatto. Posso. E lo farò. Ora lasciali passare. Ah, lì il negozio. È così. Siete con mia sorella. Te l'abbiamo detto. Ah. E chi non lo è? Liberalo. Lasciarmi lì come un salame, brutta stregaccia. E piantala, Blaber. Vieni. Ho trovato chi stavo cercando. Rimarrò a fare due chiacchiere. Oh, ma davvero? Fai come vuoi. Fratello, se non ti dispiace, farei due parole con Lord Freyr. Sì, allora. C'è un coso dorato. C'è qualcosa da prendere. Armatura. Spallasce il coraggio di Sol. Quindi, bro, mi presenta questo tipo bello e dannato che ti fa da guardia del corpo? Ma certo! Questo è Kratos, anche se puoi chiamarlo come ti pare. Kratos Lunda. Vecchia mia. Beh,
meglio di nulla, immagino. Allora, spallacci spirituali. Acciaio unico, niente, questo per potenziarlo ci vuole un bel po' di roba. Allora, questo qua si può fabbricare, però non è che siano migliori. Vediamo le braccia. Niente. Nisba. Nada. Mi manderà a vedere dopo, mi toglierà la difesa. Nemmeno. Mi abbassa la vitalità. Mi vedo. Fortuna, ma mi toglie tutta la vitalità. Questo è potenziabile. Però a livello 1. Cioè la più potente che ho, livello 4. Cintura spirituale, il sole. Quindi niente da fare. Oggetti spirituali, risorse, ferro battuto, di ruote crea. Le sto pagando? Certo cazzo che si pagano. 49,31, ok. Vendiamo i manufatti. Come attrezzatura mi posso vendere tutti quelli da 1. Mazza furiosa. Sì, prenderò la tua roba. Sì, tieni. E passa qua. Quelle da uno te le do tutti. Sì, prendo tutto. Ok. Niente rimborso. Piare da reso, già te l'ho presa. Mazza furiosa, ricompra. Ah, ok, sì. Potenziabile. Pietra legno, me ne manca uno, cazzo. Fiamma ghiacciata, niente. Lama del caos, impugnatura. Cos'era questo? No, non me lo ricompro. Potenziabile. Pietra legno. Fiamma del caos. Scudi. Potenziabile. Scudi in pavio, dobbiamo mettere la difesa e quell'altro. Difesa l'unica ricarica. Difesa e ricarica. Metallo affinato. Viene la fortuna. Ma sai che questo qui, metallo da fortuna, il merito del runico, il ricarica là. Quasi quasi. Questo no. Andiamo questo.
questo. Ora sì che farà male. E basta così. Torna pure se ti serve altro. Niente, a posto così. Quindi, adesso che abbiamo fatto sta cosa, dobbiamo parlare con lui. L'accampamento deve essere segreto. Intesi? Conta pure su di me. Sì, fidati di noi. Troviamo sto coso dorato qua. Qua ci dice che c'è una cosa. No, se ne siamo usciti. Dov'è? È qui. Sarà questo? Sembra una canzone di Manheim che sentì un tempo. Livello no, sembra dorato, eh. È sparito. E questo? Ah, oh, qua c'è da prendere un potere. Mo speriamo che ce lo dà. Quindi per andare lì. Per forza ce lo devono dare il potere adesso, eh. Comunque la cosa dorata, se vado qui sparisce. Sì, sì, vedi qua. No, dobbiamo, qua dobbiamo prendere per forza i poteri nuovi. Per proseguire come si deve. È strana sta cosa. Ah, cosa dorata. Si sta indicando che c'è qualcosa di prezioso, però niente. Non c'è un cazzo proprio. Proviamo a parlare con lui allora. Scusa se siamo partiti col piede sbagliato, straniero. Queste parti bazzicano solo a Isir. Ma capitano spesso. Quella è la faccia nera, vero? Si chiama Kratos, direi di no. Gli Isir sono banali. Ci occupano ormai da... Ha perso il conto. Qual è il piano? Ci sto ancora lavorando. Fratello, penso di poter dare una mano. Se posso dare un consiglio. Lo accetto volentieri. La tua missione andrà molto meglio senza di me. Torna qui quando avrai finito. Cioè, praticamente da solo. Ehi, Kratos. Che lavori per mia sorella? Attento a non combinare casini. Il perdono non è il suo forte. Un po' tardi per quello, temo. Va bene, vediamo cosa abbiamo qui. Raccontami del tuo esercito. Ce l'hai davanti. Cosa? Voi cinque? Contro l'esercito di Odino? Senti, là c'è il coso dorato, ma attualmente non riesco a capire. Oh, dobbiamo prenderci i poteri. Ci sono più distrazioni. Se mi ascolti ho qualcosa da dire. Parla con me. Questa rabbia verso il suo fratello. La conosco bene. Hai un fratello? Si chiamava Deimos. Quando eravamo piccoli, fu rapito da due dei ossessionati dalle profezie. Era raro uscire vivi dagli dei della mia terra. Quindi quando scoprì che era sopravvissuto, ormai era troppo tardi per il perdono. La sua rabbia si riversò su di me. Ma io non smisi mai di volergli bene. Credi che la mia rabbia sia irrazionale? Conosci Freyr da qualche istante e stai già dalla sua parte. Non solo no, dalla sua parte. Stai solo esprimendo dei giudizi su un argomento che non conosci affatto. Vai a vedere.
Sentito come un gorgo di Odino. E qui essendo in una giungla è facile sentire verse di animali. F bastardo. Vediamo. Queste cazzi di cose qua. Figlia di puttana. Tutti che sputano veleno, li mortacci loro. Un antico. Oh cazzo, ma la devo sbrigare da solo con l'antico. Antico della foresta. I mortacci qua. Riapri quella fottutissima bocca. Ho capito. Cristo santo. Sesto. Queste me le ricordo a God of War, il primo. Però io mi ricordo che quando gli lanciavo le cose che ho raccolto, lo stordiva, lo attaccavo, invece mo non ha fatto un cazzo. Va bene. Dai, gli antico. Ho capito, ma questa Ha ha ha!
Levate le palle. Guarda. No, cazzo. Figlio di troia, era morto. È un coglione, una cazzata. Adesso lo è. Mi ha colpito proprio con quel raggio alla fine. Dai. Prendi cosa ha rilasciato e lanciato. Figlio di troia. Dove sono? Ah. Apri sta bocca di merda. Buono, possiamo potenziare le lame, ma da Brock o da qua? Devo andare da Brock, Christopher. E vabbè, sembra che non ci sia altro, va bene. So cosa cerchi di fare. Vuoi farmi commuovere nella speranza che ti lasci vivere? Cerco solo di aiutarti. Non si devono ripetere gli sbagli del passato. Non ho bisogno di sentire i tuoi sbagli. Ne ho fatti abbastanza da solo, ragazzi. Cazzo, gli animali di merda. Oh!
E levati le palle. Argento completato. Ma dunque scusate, questo qui c'è da ancora vorrei capire che cazzo di poteri sono. Così ansiosi di darmi consigli, come se mi conosceste o sapeste di cosa ho bisogno. La più grande perdita della mia vita la devo a te. Mi hai salvato quando ti avevo detto di non farlo. Ma era la mia famiglia, problemi miei. So che Baldur non era perfetto, ma era mio. Lo so. Lo sai. Pensi di poter anche solo immaginare il dolore di perdere un figlio? Sì, credo di sì. Mi avevi mandato prima di Atreus. Si chiamava Calliope. Calliope. Cosa è accaduto? Molto tempo fa. Non è morta. Non avrei dovuto chiedere. Grande cazzo di cose che ci sono. Che ti pareva? Cazzo. Ah!
Epa. Ancora ce n'è. Che cazzo sono? Lase. Lontanati, cazzo. Ma tu guarda. Ogni volta alla fine, porca di quella puttana, ogni volta. Credevo che mi faceva fare il minigioco. Dopo che gli ho tolto l'energia che è arrivato. E invece non potevo continuare ad attaccare. Non difficile da battere. Non ne... di nuovo qua tutte? Ah no. Dove sei? Tanati. Bravissimo. Tanati. Figlia di puttana crepa. Quella torre di guardia, dobbiamo attraversare la valle di qua. Andiamo. Io conosco la storia di tuo figlio. Tu devi conoscere quella di mia figlia. Ho distrutto un villaggio per un dio crudele e falso. Non sapevo che mia moglie e mia figlia fossero lì finché non ho visto il loro sangue sulle mie mani. Così giurai vendetta. Non posso immaginare. Le ho vendicate mille volte e ho ridotto l'Olimpo in cenere. Eppure, il rimorso è rimasto. Forse mi ucciderai, Freya. Ma ciò non ti porterà alcuna pace. Perché non cerco la pace? Ti ho incontrato spesso. Perché non hai voluto combattere? E sarei uscito comunque sconfitto. Che vuoi dire?
Non ho mai voluto farti del male, Freya. Tu ci hai aiutato. Hai salvato Atreus quando stava male. Non volevo morire, né tantomeno vivere sapendo di averti uccisa. Quindi ringrazia sta cosa, sennò saresti morta. Bastarda, questo dove era nascosto. Che c'è? No, è vicinissime al villaggio. Il loro cazzo rende invulnerabili i loro alleati. Per passare dobbiamo eliminarle tutte qua. No! Bastarde. Ok. C'è altro? Pare di no. Ok, andiamo. Il mio villaggio. Faccio fatica a riconoscerlo. Giocavo a nascondino con Freya tra i grana. Passavamo il pomeriggio a rubare pane e al miele dal bersaglio. Durante il raccolto con la lavanda mangiavamo fino all'alba. Così semplice. Perché sono tornata? Perché ricordare tutto questo? Quasi scende, ma aspetta, perché voglio capire se è la stessa identica cosa. Eh sì, sembra quello. Là dentro Whoa!
figlio di puttana. No, cazzo, questo è il droger. E da solo non ce la farò mai. Da solo è impossibile, mi serve l'aiuto. Quindi qua ci devo ritornare. Allora, qui c'è il droger. Però per andare qua, allora... Come cazzo ci vado qua? Perché questo si deve rompere e io poi mi attacco. Vedi? Qua c'è il droger. Scritta da leggere. La corda dovevo far scivolare. Che Freya non esiti mai. Manca l'altra metà. Possa sempre proteggerci. Un benedetto se smetti. Quindi di là, tada, e mi butto là. Quindi la stessa indica cosa, non cambia un cazzo. Se andiamo avanti. Le Sentry sono dentro. Pronti a eliminarle. Che non ci sia quello. Troia. Dov'è?
Prelevavano da piccoli dalle nostre case per crescerci nelle agube. Marciavamo o annegavamo, lottavamo per le briciole o morivamo di fame. I savi ci picchiavano a sangue. La notte tornavamo a casa soli o finivamo a preda dei lupi. Gli spartani sono fatti così. Si è abbassato. Questo? Queste piante si comportano come i bastoni del disprezzo che trovammo a Midgard anni fa. Scusa. Ma questa pianta? Ah, ho capito. Beh, considerato come vengono cresciuti gli spartani, è normale che tu sia così. Il tuo destino era segnato dalla nascita. Ma può essere vinto. Lo pensavo anch'io. Quando le norme mi svelarono il destino di mio figlio, pensai di poterlo cambiare. Sai bene come è andata. Le norme, le parche di questa terra. Esatto. Le profezie si sfidano a proprio rischio. No, che cazzo fai? Uno scudo illuminato alla luce di migliaia di stelle morenti, possiede la forza del cosmo.
Atreus sarebbe d'accordo con te. Corre alla cieca verso un destino predetto dai giganti. Poi scompare per due giorni per dimostrare di essere il campione che combatterà nel Ragnarok. Cosa? Conosco ogni profezia del Ragnarok. Non esiste un campione dei giganti. È una profezia celata da Grona. Grazie al campione, i regni si salvano da Ragnarok. Cade solo Asgard e Odino con lui. Per cui, nonostante l'ossessione di Odino per il Ragnarok, gli manca un dettaglio importante. Ben fatto, Grona. Non farà da pedina della profezia. Vuoi opporti al destino? Persino di fronte alla vittoria. Non farò marciare mio figlio in guerra. Non è uno spartano. Non si discute. Parli a me di proteggere tuo figlio. La mia tragedia non ti ha insegnato nulla. Opporsi al destino è una perdita del prezioso tempo che possiamo trascorrere con un figlio. Non sai mai quando qualcuno arriverà per portartelo via. Ok. Ci siamo, dai. Vediamo cosa c'è da fare qui. C'è il coso dorato. Trovo un modo di trasladare il ponte rotto. Sì, ok, qua c'è da tribolare un bel po' adesso. E quella gru riesci a ruotarla? Ma certo che riesco. Ci sono le cose pure da accendere, guarda là. Sono uno, due. E il terzo dove cazzo sarà? Dall'altra parte e brucia i rovi che bloccano la strada. Ora che lo so, ho già capito. Fai oscillare la torcia dall'altra parte e brucia i rovi che bloccano la strada. Sarà di là, ma devo usa le tue lame per far oscillare la torcia. Ho capito. Sarà il ponte. Devo bruciare. Ok.
è una. Scusa, perché non ti attacchi? Perché non si attacca? Cazzo, non si attacca. E perché? Dai, ma Cristo santo, perché non lo prendi? Ci salutiamo perché il tempo sta finendo, poi riprenderemo da qui. C'è solo da accendere questo fottutissimo coso qua con questo. Vabbè, dai raga, facciamo così. Ci salutiamo qui e poi riprenderemo per accendere quel fuoco. Apriamo lo screen e proseguiamo. Quindi un saluto a tutti e ci si vede alla prossima.